Allora ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel quarto episodio di quanti trofei riesco a vincere con la Fiorentina in 5 anni. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che questo è il quarto episodio, quindi mi raccomando, se vi siete persi gli altri 3 episodi andate a recuperarvi, anche perché ogni episodio è una stagione, come potete vedere siamo al 2023 e quindi non potete sapere che cosa abbiamo vinto in precedenza, quindi non potete sapere come siamo arrivati a questo punto e quindi mi raccomando, tornate indietro e cercate di recuperarvi le puntate che trovate tranquillamente sulla playlist del canale. Detto questo, inoltre vi ricordo che se lasciate tantissimi mi piace, ma tantissimi mi piace, ma tantissimi mi piace, e vi iscrivete in 500 da oggi a domani alla stessa ora, 16:30, 16:30, 16:30, qualcuno ha detto quasi smettere di dire 16:30, se volete smettere di dire 16:30, volete che smetta di dire 16:30, 16:30, 16:30, domani alle 16:30, non alle 18, alle 16:30 uscirà un video, il quinto episodio, quindi ultimo di questa Fiorentina. Detto questo, andiamo a guardare la rosa per come è in questo momento. Anzi, facciamo passare un giorno e poi guardiamo la rosa per come è in questo momento, perché bisogna sempre far passare un giorno, perché dopo un giorno tornano tutti, perché dopo un giorno ci danno i soldi, a parte che forse i soldi potremmo già vederli, però bisogna fare sempre questo percorso qua e quindi lo facciamo felicemente insieme. Che ansia, ragazzi miei, dobbiamo adesso inizieranno ovviamente gli spoiler, tra l'altro arriveremo al 3 perché ecco, sapevo, dobbiamo assolutamente vincere qualcosa. Aumento budget 88 milioni, mamma mia. Champions Trophy, ok. Erta Berlino, Marsiglia Schalke, ok, vabbè, tutto quello che prepara a voi. Detto questo, andiamo a guardare la rosa. Abbiamo Brancolini in prestito, va bene. Poi abbiamo Greco che è il nostro terzo portiere, va benissimo. Questo se lo presto diventa un fenomeno, vediamo se riesco a prestarlo. Coffi che ha un 78-26 anni e Lafont che ha un 84-24 anni. Poi sulla fascia sinistra abbiamo Zinchenko e Biraghi, a posto. Centrali abbiamo Bastoni, Richards che è diventato abbastanza bravo. Ecco, oddio, tocca cominciare a rinnovare i contratti. Bastoni, gli rinnovo il contratto, gli offro 60, lui accetta, bene. Richards, gli rinnovo il contratto, gli offro 38, lui accetta, bene. Pinto, gli rinnovo il contratto, gli offro 6 euro, lui accetta, minchia, bene. Kravchenko, questo non c'ha bisogno del contratto, attacca il cazzo. Ok, allora dicevo, centrali abbiamo Bastoni, Richards, Pinto, Kravchenko, Pau Torres, Konaté. Quindi mi sembra molto buono. Bastoni è il vice di con Richards, Pinto se riescono presto, Kravchenko se riesco, ho messo in vendita, ma ovviamente come avrete capito volevo prestarlo. E poi Pau Torres e Konaté sono i nostri titolari, a me sinceramente vanno benissimo così. Così come a destra mi va benissimo Dumfries che ha un 86-27 anni. Il nostro vice è Dix, un altro vice è Paul Lirola che è il scadenza e bisogna rinnovare il contratto, ma Polirola si è drogato. Ok, allora quindi vediamo un po' chi possiamo far partire. Facciamo partire Polirola, ci facciamo dei soldi. So che è forte, so che cresce, ma ci abbiamo Dumfries. A centrocampo Longstaff lo teniamo, Modric è una leggenda, perfetto, se riesco lo vendo. Benassi se riesco lo vendo, Xavi Simons me lo tengo, Zambo Anguissa credo di tenermelo, Castrovilli credo di tenermelo, credo che comunque qua 1/2 centrocampisti fortissimi li prenderò. Thiago Almada è un ottimo giocatore sulla tre quarti, Mustafa Sisse lo presto, Nakai lo presto assolutamente, Soboslai, ci avrò mai pronunciato questo, lo tengo assolutamente. Montiel è in prestito quindi sta bene là. Poi a sinistra abbiamo Ansu Fati, Sottil e Bale. Allora, rinnoviamo il contratto a Gareth Bale offrendogli però cifra, madonna, vuole addirittura la clausola, vabbè, gliela diamo la clausola, ma magari me lo pagano 21 milioni Gareth Bale, vale 12, e lo mettiamo anche in vendita. Quindi avremo tecnicamente Ansu Fati e Sottil, anche Sottil ha un contratto in scadenza, glielo rinnoviamo, perfetto. Dobbiamo andare un po' più veloci. Se riusciamo vendiamo Adama Traoré, che mi avete consigliato di venderlo. Se riusciamo vendiamo anche Chiesa, quindi a destra vendiamo un altro giocatore. Perché Chiesa 85-25 anni? Perché i tifosi della Fiorentina non lo vanno a vedere, manco scritto. Richarlison ve lo tengo come titolare, però mi consigliavate di fare una cosa, vediamo. Allora, piano di carriera, no, aspettate, io voglio vedere se riesco a spostare Richarlison o a destra o a sinistra e appunto a prendere una punta, quindi vendendo Chiesa. Vediamo innanzitutto se riesco a spostare Ansu Fati a destra, quanto ce ne vuole, perché così almeno faccio, ecco, ho risbagliato, non Ansu Fati. Vediamo quanto ci vuole a spostare Richarlison direttamente a destra, che è l'unico ruolo tra l'altro che non può fare dell'attacco, quindi vediamo quanto ci vuole. Allora, Ansu Fati, sì, Ansu Fati, Richarlison alla destra 50 settimane, ma pure alla sinistra, porca troia, trequartista 74. Ragazzi, Richarlison lo tengo punta, mi sa.
Richarlison lo tengo punta. Munteanu è in scadenza, gli rinnoviamo il contratto, gli diamo una miseria, perché veramente se vuole rinnovare bene, se no la porta è quella, sinceramente. Hanno ritenuto troppo bassa la nostra offerta, non ce ne frega manco un cazzo. Vlahovic lo tengo come vice, quindi abbiamo Richarlison e Vlahovic. Bene o male la squadra è interessante, bisognerebbe capire che cosa si può fare in fase di calciomercato per quanto riguarda il centrocampo. Qui avevate consigliato di ottimi giocatori tipo Bellingham, che io già conosco e so che è molto forte. Il problema di Bellingham, sapete qual è? Che è 77 e io, raga, voglio un 86 tipo. Proviamo a trattare per Camavinga, che tra l'altro è finito al Torino, ma vogliono fino a 100 milioni. Io sinceramente dubito che riusciremo a portarlo a casa. Cioè, chi ce li ha? Non penso di averli proprio. Madre di Dio, raga. Voglio un Anguissa, che glielo potrei anche dare. Però poi vogliono tipo 60 milioni, cioè, ma che cazzo? 66, manco 60. Stiamo sprecando un sacco di soldi per Camavinga. Io spero sia un fenomeno. Ve lo giuro, spero sia un fenomeno. 50 milioni gli diamo, più Zambo Anguissa, che comunque 40 milioni li vale. Ma questi volevano 100 bombe, 110. Hanno accettato 50 più Anguissa. Mamma mia, ragazzi miei. Perché ho la mascherina al braccio? Cazzo, ci faccio la mascherina al braccio dentro casa mia? Vogliono 140 milioni di clausola che noi andremo a negare, assolutamente sì. Vogliono due spicci alla fine, oh, accetta, preso Camavinga. Ragazzi, se questo non è forte, giuro che spacco la videocamera ora. Quanto c'ha? 82-20 anni, va bene, dai, va bene, abbiamo fatto un buon acquisto. Diciamo che ci può sta. Allora, abbiamo la gara casalinga contro il Marsiglia. No, però aspettate un attimo, mettiamo Camavinga, cioè non posso giocare ancora con PB Raghi interno di centrocampo. Allora, la squadra bene o male è questa, ma che cazzo, manca solo Camavinga, eccolo qua. Camavinga, sembra una parolaccia, Camavinga. Se riuscissimo a vendere Chiesa ad Adama Traoré, potremmo prendere a destra un fenomeno. Intanto momento 2-0, Richarlison e Thiago Almada. Mi dispiace però che vi vogliate retrocedere Richarlison a centrocampista quando o ala, quando in realtà secondo me è un ottimo calciatore anche lì davanti, segna abbastanza. Simuliamo questa gara contro lo Schalke 04, cioè lo Shakhtar, lo Schalke 04. Abbiamo vinto 2-4, Soboslaj, Ansufati, Richarlison. Dai Camavinga, fammi il primo gol, dedicamelo questo fottutissimo primo gol. Intanto abbiamo venduto Benassi per 6.200.000 euro al Celta Vigo. Simuliamo anche l'ultima, quella con l'Erta Berlino, occhio perché questi sono bravi, 2-2. Per loro tra l'altro ha segnato Belotti, l'ex. Bravi. Regà, abbiamo venduto Chiesa per quasi 90 milioni all'Everton, mamma mia. Puliamo la gara contro il Lione, giusto per curiosità, che minchia ci fa Longstaff alla destra, cioè io non capisco proprio. Allora fai così, metti Longstaff qua che Castrovilli è stanco, levi Castrovilli e metti Adama Traoré, mi sembra abbastanza scontata come cosa, no? Vinta 3-1, Richarlison, Pau e Ansufati. Ansufati, sto pensando di prenderti un compagnuccio sto pensando di prenderti, che tu non hai idea. Preparati Ansufati, un compagnuccio. Adama Traoré è venduto a 60 milioni all'Leicester. Raga, non lo posso prendere il compagnuccio perché Ousmane Dembélé non intende trasferirsi per via delle sue qualità, mortacci suoi e di sua zia quella pelata. Porca troia, già me l'ho fatto tutto un immaginario totale, non ho parole, non è possibile. Niente compagnuccio. Proviamo a prendere Trincao, ragazzi. Proviamo a prendere Trincao. Magari me lo danno per una cifra inferiore alla clausola e riesco a portarmelo a casa. Non lo so, però magari ci riesco. Ok, ho dovuto spendere 100 milioni esatti per portarmi a casa Trincao. Dimmi di sì. Preso Trincao. Comunque posso dire che questa credo che sia la carriera con la squadra più forte a disposizione, ma che non riesce ad andare in Champions. Cioè io, ragazzi, non ho parole. Cioè guardate la squadra che stiamo facendo. Adesso a destra qui leviamo ovviamente Longstaff, che continua a tornare a destra. Ci mettiamo Trincao. Cioè guardate che squadra che ci abbiamo. Io continuo a non avere parole per descrivere questa situazione. Beh, guarda, siamo una delle squadre più forti del mondo. Siamo il nuovo Borussia Dortmund e non riusciamo a entrare tra le prime quattro. Simuliamo questa gara contro il Bayern di Monaco. Ci abbiamo qualche giocatore stanco, eh. Abbiamo perso 1-2, Coman. Per noi Trincao subito al debutto, per loro Lewandowski. Trincao dopo 5 minuti, va benissimo. Benissimo, anche troppo, volevo vincere il torneo già che c'ero. Però uno si accontenta, dai. Intanto abbiamo prestato Richards, abbiamo prestato Sottil. Arriva anche un'offerta di prestito per Kravchenko. Intanto abbiamo venduto Pollirola per 7 milioni. Gareth Bale per 8. Giochiamo la prima gara di campionato, cioè la simuliamo ovviamente a Milano contro l'Inter. Un Inter che c'ha difesa Sule, Tarkowski e De Nayer, quindi tanta roba. 1-1, ha segnato Camavinga per noi. Eccolo il gol di Camavinga, tra l'altro al debutto in Serie A, quindi in competizioni ufficiali. Altro big match, Fiorentina-Roma. Cerchiamo di vincere questo dopo il pareggio al debutto a Milano. 4-3 abbiamo vinto, Richarlison, Ansu Fati,
Richarlison, Ansu Fati, ottimo. Allora io proverei a chiudere con Thiago Alcantara. C'ha 32 anni, ma è il nostro centrocampista perfetto. E poi soprattutto, insomma, può fare 2 anni. Quindi 32-33 anni li fa perfettamente. Ok, pare che abbiano accettato per 42 milioni, anche se forse potremmo prendere anche di meglio probabilmente. È che alcuni non vogliono venire perché pensano che noi siamo una squadra di merda. Poi effettivamente facendo l'Europa League è normale che accada questo. Ok, abbiamo chiuso per 60 milioni, praticamente tutto, ma va benissimo. Ok, abbiamo chiuso. Detto questo, la nostra rosa per questa stagione è esattamente questa qua. Ecco, sì, ho messo Kravchenko. Lafont, Torres, Konaté, Zinchenko, Dumfries, Renato Sanchez, Camavinga, Szoboszlai, Ansu Fati, Trincao, Richarlison. Io penso che siamo veramente veramente forti. Quest'anno proveremo ad andare in Champions e a vincere l'Europa League. Chi ci ha capitato nel girone d'Europa League giusto per Besiktas? Che minchia è, da qui non la vedo. E Monaco, non è facilissimo come girone, quindi facciamo attenzione, simuliamo fino a giugno, vediamo com'è andata. Allora, siamo al 1° di giugno, andiamo tutto indietro, andiamo a vedere com'è andata. Allora, settembre, perso 2-1 con l'Udinese, vinto 1-2 in Europa League, pareggiato 2-2 col Crotone, pareggiato 1-1 col Verona, vinto 3-0 con il Cagliari in campionato e vinto 3-0 in Europa League con il Monaco. Certo ragazzi, avevo una squadra di merda in campionato. Allora, perso 4-2 con l'Atalanta in campionato, pareggiato 2-2 con il Napoli, vinto 0-4 in Europa League, siamo bestiali, vinto 0-4 con il Besiktas, vinto 3-1 con il Genoa, vinto 1-3 con la Spal, con lo Spezia, vinto 3-2 con il Milan, bravi. Novembre, perso 1-2 con il Besiktas, vinto 1-2 con il Bologna, vinto 2-0 con il Sassuolo, vinto 2-0 con quella squadra lì, vinto 1-2 con la Lazio, stiamo ingranando, aspettate tutti. Dicembre, vinto 2-0 con la Samp, vinto 0-2 con il Monaco, vinto 2-3 con il Parma, vinto 3-2 con il Benevento. Prendiamo tantissimi gol, ma stiamo ingranando. Vinto 0-1 con il Torino, battuta la Juve 1-0, vinto 4-0 con il Genoa in Coppa, vinto 2-1 con l'Atalanta, vinto 3-0 con il Parma, abbiamo perso contro la Juventus ai rigori in Coppa Italia, ai quarti di finale dei pari, ma non vinciamo un trofeo manco quest'anno. Vinto 1-2 con la Samp, vinto 4-0 contro la Lazio, vinto 0-3 col Sassuolo, vinto 2-1 contro lo Spezia, vinto 1-2 contro il Genoa. No, siamo usciti 9-16, 2-1-2 con il Leverkusen in Europa League. Ma perché? Ma perché deve andare sempre così? Ma perché? Vinto 3-2 con il Torino, vinto 1-3 con il Benevento, perso 1-0 con la Roma, dopo tipo 20 vittorie di fila, vinto 2-1 con l'Inter, pareggio 1-2 con il Bologna, ragazzi non ci rammolliamo, vinto 1-2 con il Milan, perso con l'Udinese, vinto 0-2 col Crotone, vinto 0-3 con il Cagliari. Adesso si va a maggio, voglio vincerle tutte. Vinto 2-0 con il Verona, vinto 0-2 con la Juve, perso 0-1 con il Napoli. Datemi buone notizie, Champions, secondi. Addirittura se avessimo vinto con il Napoli forse avremmo vinto lo scudetto. Cazzo, secondi, finalmente siamo 60 di overall, bravissimi. Mamma mia ragazzi, è una battuta, Quasi si va, quasi si vince lo scudetto, ma almeno si va in Champions. Certo che se però facciamo così cagare in Europa ogni volta usciamo al primo turno. Allora, Lafont è salito di 2, 86, bravo Lafont. Brancolini non è salito, Greco è salito di 2, Coffi è salito di 1, Zinchenko è salito di 2, è arrivato a 87, mamma mia, 3 gol e 12 assist. Biraghi non è salito, ha fatto 8 partite. Dallemura è salito di 1, Richards non è salito, Rasmussen non è salito, Kravchenko è salito di 1, Pinto non è salito, Bastoni è salito di 1 facendo 22 partite, 50 partite per Konaté che è salito di 2, Pau Torres ha fatto 42 partite, 6 gol, mamma mia, è salito di 1, 85. Dix è salito di niente, ha fatto 5 partite, Dumfries è arrivata a 88, 2 gol e 0 assist, Longstaff non è salito, no è salito di 2 Longstaff, è arrivato a 80, bravo Longstaff, un assist per lui. Xavi Simons ha fatto appena 2 partite e questo gli è bastato per salire di 2, Castrovilli non è salito, peccato, però ha fatto 23 partite, quindi un pochino ha giocato, Camavinga è arrivata a 85, allora è valsa la pena il suo acquisto, 9 gol e 10 assist, è valsa la pena che sì. Renato Sanchez ha fatto solo 2 gol e 3 assist, è arrivato a 86, ottimo. Thiago Almada non è salito, ha fatto un gol però, Thiago Almada magari proveremo a riprenderlo con il Genoa, fatemi sapere qua sotto se lo volete, non domani, domani c'è la quinta puntata, quella in cui andremo in Champions e proveremo a vincere lo scudetto, però magari dopo domani che c'è il Genoa magari potremo provare a prendere Thiago Almada e in questo caso lanciarlo super titolare. Sissi è salito di 1, bravo. Nakai è salito di 1, bravo. Szoboszlai è salito di 3, è arrivato a 87 a 23 anni. Mamma mia ragazzi miei, 9 gol e 10 assist. Montiel è salito di 2, Ansu Fati ha fatto 23 gol e 7 assist, è arrivato a 89. Zecchini non è salito, Sottil non è salito, anzi si è salito di 2 Sottil.
Trincao è arrivato a 87, 25 gol di 18 in campionato e 10 assist, clap clap clap. E poi Vlahovic non è salito, non ha segnato mai. Monteanu ha fatto 12 partite, un gol, non è salito. Richarlison ne ha fatti 32 di gol, 7 assist, è arrivato a 90. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Comunque in ogni caso noi il giocatore cardine, perché lo sapete che ovviamente dobbiamo tenere un giocatore per ogni carriera, stiamo tenendo la Font e stiamo tenendo in realtà anche Castrovilli, anche se poi Castrovilli fa alternanza, magari non figurerà all'ultima formazione, però insomma mi sembra che lo stiamo tenendo. Domani uscirà un nuovo episodio, il quinto episodio, quello in cui per la prima volta proveremo ad andare in Champions League. Fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto, lasciate tantissimi mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Io vi ringrazio per aver visto questo video, buona giornata, come sempre, ci vediamo in un prossimo video.